Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy XVI con la nostra quarta caccia, che per il momento sarà l'ultimo di questa mia fase di gioco, ma ovviamente man mano che si accumuleranno le farò uscire piano piano sul canale. Quindi, Nectar, amico mio, dimmi un po'. Andiamo a vedere cos'altro abbiamo. Eccoci qua, abbiamo Belphegor. Sono giunte segnalazioni di un enorme Avis selvaggio che starebbe nidificando sulla collina vicina a Pozzo Orientale. Benché sia stato fatto il possibile per non scatenare le ire della bestia, è questione di tempo prima che questa inizi a cercare sostentamento. Con la presente, dunque, chiedo a qualsiasi volontario di marciare fino al confine settentrionale per fermare la creatura prima che semini il caos nei villaggi vicini. Posizione Elsa Infranta, Rosaria. Però diciamo che siamo sulla collina di Pozzo Orientale, quindi il nostro orientamento verso Rosaria, quindi da questo lato, Pozzo Orientale da questo lato, qui abbiamo il Bosco Oscuro, quindi Bosco Oscuro. Noi dobbiamo andare praticamente, ecco qua, Elsa Infranta, quindi in teoria dovrebbe essere forse qua. Dovremmo trovarlo praticamente qui, in questa zona, perché è la collina, quindi sì, ok. Quindi teletrasportiamoci qui su Pozzo Orientale e andiamo a cercare il nostro ricercato. Come pensavo, ovviamente ci troviamo sopra nella collina di Pozzo Orientale Elsa Infranta, quindi la posizione era giusta del nostro ricercato. Andiamolo a sconfiggere. Belphegor, grado B. Livello 30. Wow. Mi spari le palle di fuoco? No, aia. Vieni qua, vieni qua. Boom. Madonna, la tecnica finale questa qua è fortissima, quella di vento. Guardate, gli fa danni continui. Non si vede niente, però è stupenda. Aia. Certo, giustamente mi ha fatto più attacchi. Ah, mi ha beccato. Queste non sono palle di fuoco. Ah.
Ecco. E qui abbiamo ucciso anche il nostro quarto ricercato, artiglio di viverna. Analizzando attentamente la zampa di una viverna, si nota che l'artiglio centrale è considerevolmente più lungo degli altri. Questa appendice estesa viene usata per lacerare le parti carnose della preda, causando gravi emorragie e indebolendola per poi finirla. Spero non ce ne siano altre. E qui abbiamo concluso anche quest'altro ricercato. Devo ammettere che la caccia e la ricerca durano veramente poco se si sa dove cercare, però il bello è anche proprio questa sensazione di andare a cacciare i mostri, quindi tanta bella roba, GG per questa modalità che anche in Final Fantasy XII mi era piaciuto un casino, quindi riproporla in un capitolo nuovo, bello, action, moderno, per me è davvero tantissima roba. Però detto questo, abbiamo concluso e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.